È chiaro che parlare in pochi minuti di quello che è una storia di 70 anni di farmacologia della depressione, che ha rivoluzionato di fatto la clinica, oltre che la ricerca, è un compito quasi impossibile, direi. Quindi io farò solo tre flash, tre momenti topici, cercando di ricostruire quello che in tre momenti di questa lunga storia è stata la ricaduta di questa vicenda, con uno sguardo a quella che secondo me è la situazione attuale, che ha alcuni aspetti di criticità. Cosa intendo dire? Beh, ho usato il termine mito e realtà perché beh, la storia della farmacologia un po' ha accompagnato a una narrazione mitica in certi momenti, forse ideologica in altri momenti, e si è scontrato a volte con una realtà. Vediamo di partire dal mito. 1952. Nel 1952 succede questa cosa, diciamo un classico esempio di serendipity, cioè di scoperta per caso, lo sappiamo tutti, ma è utile ricordarlo. Gli stabilimenti della Roche-Hoffmann e della Squibb hanno una riserva di una sostanza che si chiama iproniazide, che era un risultato bellico. C'è bisogno di trattare la tubercolosi, che allora era una grossa piaga dell'epoca, e si sperimentano nuovi antitubercolari. Uno di questi antitubercolari è l'isoniazide. Abbasserà drasticamente il tasso di mortalità di tubercolosi, nel giro di pochi anni scenderà a 4 casi su 100.000. Ma a proposito di comunicazione, Marcello, un servizio fotografico in questo ospedale, il CVU Hospital di New York, dimostra che molte pazienti ricoverate in ospedale scusate, in consorzio antitubercolare migliorano il loro umore, migliora anche la tubercolosi, ma migliorano drasticamente il loro umore. Questa cosa cattura l'attenzione anche degli psichiatri, inizia un'attenzione, uno studio e pochi anni dopo, in fondo, 1957, Nathan Kline presenta al congresso della società dell'American Psychiatric Association i dati dell'utilizzo dell'isoniazide, che si chiamava Marsilid, nel trattamento della depressione. È una scoperta rivoluzionaria perché viene coniato il termine di antidepressivo. Oggi noi diamo per scontato l'esistenza di antidepressivi, ma fino a quel momento l'unica sostanza scusate, l'unica tecnica dimostrata efficace era l'elettroshock, di fatto, con tutti i limiti nell'utilizzo. L'anno successivo un altro caso di serendipity, per certi aspetti ancora più clamoroso. Ronald Kuhn utilizza una sostanza che gli viene fornita dalla Ciba Geigy nel tentativo di testare un nuovo antipsicotico. La clorpromazina è entrata in commercio pochi anni prima, c'è il tentativo di trovare nuove molecole e gli viene dato questo G22355 da utilizzare sui pazienti schizofrenici. Lui lo utilizza sui pazienti della sua clinica di Münsterlingen e trova che in realtà gli schizofrenici deliranti, quelli con i sintomi positivi, non migliorano affatto, anzi, molti droppano dalla ricerca, ma alcuni pazienti, quelli con prevalente sintomatologia affettiva, diremo oggi, migliorano l'aspetto depressivo, quelli che avevano sintomatologia depressiva negativa. E dice, ma forse questa è una sostanza che non ci serve come antipsicotico, ma può migliorare la depressione. E l'anno dopo pubblica sull'American Journal e presenta i suoi dati, pensate, a un simposio al secondo congresso mondiale di psichiatria a Zurigo. Sapete quanti partecipanti c'erano a questo simposio? Molti meno di quanti sono in questa stanza, 12 presenze. Tutto il congresso era dedicato al trattamento psicodinamico della depressione, perché allora quello era, da un punto di vista teorico, l'approccio che prometteva di più. Quindi poco interesse. Malgrado questo poco interesse, l'imipramina, perché questo è il G22355, nel giro di pochi anni entra in commercio e nella clinica fa delle cose che gli psichiatri non si aspettavano. Allora, per ricostruire un pochino quello che voleva dire per gli psichiatri di allora, perché è difficile per noi entrare nell'ottica in cui diamo per scontato queste cose, io ho trovato il racconto di uno studente di allora che nella clinica neurologica di Genova testava il G22355, l'ha scritto in un suo libro, e dice: quando nel 1958 ero 24enne studente di medicina al quinto anno all'Università di Genova, il reparto psichiatrico della clinica delle malattie neurologiche mentali era uno strano posto. C'era una fila di letti e vicino ad esso persone immobili, apparentemente pietrificate, con visi tristi, ostili. Alcuni sorridevano falsamente ed erano troppo ridenti, mentre altri erano strani e incomprensibili. Silenzio e immobilità dominavano il reparto. Tutto ciò scoraggiava lo studente.
Egli stava lavorando duramente per completare una tesi sulle variazioni circadiane della sintomatologia della depressione episodica. Aveva poca speranza nella terapia elettroconvulsivante, anche se a Genova, dove aveva abitato Cerletti, che aveva introdotto questo trattamento, c'era la questione dell'orgoglio locale. L'ECT fu usato troppo spesso in quegli anni senza indicazioni, le procedure che caratterizzano, spero, oggi l'uso odierno. Così era allora questo piccolo cilindro di vetro, non si usava la plastica in quei giorni, pieno di piccole pillole rosse senza nome, solo con un particolare codice, G22355 sull'etichetta. Questa bottiglietta con le pillole senza nome non fu presa molto sul serio. Fu visto come un altro dei nuovi trattamenti, simile agli altri per curare la depressione, nella piscina stagnante dei trattamenti di quel tipo. Fu percepito come una pietra nell'acqua. Produceva cerchi concentrici e poi svaniva e tutto tornava come prima. Com'erano modeste le nostre aspettative e quanto maggiore fu la nostra eccitazione quando, nonostante i nostri pregiudizi e lo scetticismo, la molecola funzionò. Lo studente stupito vedeva visi tristi e rigidi muoversi, apparire un sorriso, movimenti lenti e rigidi dissolversi in espressioni emozionanti e in gesti. Il linguaggio, esitante e frammentario, diventava fluente, vivace e pieno di colorite metafore. E tutto ciò avveniva in pochi giorni o in settimane, e non per caso, come rivelavano le nostre statistiche. Era un ritorno alla vita che niente poteva sostituire. Si può comprendere l'ondata di emozioni e l'entusiasmo provato dallo studente di allora, che vedeva risultati mai raggiunti prima e che non aveva neanche osato sperare. Cominciava ad accorgersi gradualmente che le cose stavano cambiando a proposito di metamorfosi. La psichiatria cambiava, diventava medicina e lo studente poteva entrare nei reparti psichiatrici come in qualsiasi altro reparto medico, con trattamenti efficaci per la sua disciplina che divenne una specialità ed egli non si sentì più un outsider. In tutto ciò percepiva, forse ingenuamente, di essere come gli altri, forse persino meglio. Come uno studente di allora credevo appena a ciò che vedevo e solo più tardi avrei riflettuto sulla mia esperienza e l'avrei messa in prospettiva. Un filologo avrebbe potuto citare la mitologia greca, riferendosi a Tofronio e la sua caverna curativa. Per me, studente di allora, l'ignota pillola che causò il cambiamento è rimasta molto viva. La ricorderò sempre come G22355. Questo giovane studente si chiamava Romolo Rossi e penso che nessuno di noi lo possa considerare uno psichiatra biologista, come diciamo con un brutto riduttivismo, no? Però un clinico attento. E beh, dà l'idea, no? Di qualcosa che ha un impatto molto forte, ancora perché inaspettato, e ha creato davvero una rivoluzione. Secondo momento topico, 1987, viene commercializzata la fluoxetina. Certo, i triciclici ci avevano già cambiato la vita, ma non potevamo, penso, di trattare se non pazienti molto gravi, melanconici molto gravi, comunque con una sintomatologia che giustificasse una terapia che aveva effetti collaterali di un certo rilievo. La fluoxetina ha rappresentato l'inizio di un'era in cui terapie più maneggevoli e più selettive, dicevamo allora, potevano allargare di molto la platea delle persone, dei pazienti che potevano beneficiare di un trattamento, un passo in più verso una medicina, tra virgolette, come per le altre specialità. È stata una vera rivoluzione. Sono stati pubblicati dei libri, negli Stati Uniti ha creato un acceso dibattito questo Nation, che è un romanzo che per molto tempo ha mantenuto la classifica. Certo, oggi vediamo con una certa, come dire, aria di sufficienza tutta questa entusiasmo rispetto a... Ma lo diamo forse per scontato, ma davvero questo ha permesso di trattare molte persone, vedere con la stessa capacità narrativa del professor Rossi, risorgere alcune persone non solo dalla depressione ma anche da altre situazioni, perché la cosa interessante è che tutte le nuove scoperte in realtà aprono la conoscenza. E allora, per esempio, l'uso dei triciclici e dei farmaci che sono arrivati dopo a un certo punto ha permesso a un altro psichiatra illuminato, Donald Klein, di vedere che se io davo dei triciclici a pazienti molto ansiosi migliorava l'ansia, ma indipendentemente dalla depressione, e migliorava in alcuni pazienti che avevano un'ansia, diciamo, accessuale e avevano agorafobia o fobia sociale. Beh, nessuno sapeva esistesse il disturbo da panico. Però la risposta a quei trattamenti ha messo in moto un campo di ricerca che ha permesso qualche anno dopo di definire una sindrome che noi oggi conosciamo bene,
e che ha un trattamento specifico che è diverso dall'ansia generalizzata, dalla fobia sociale e così via. A dimostrazione che se c'è un connubio felice tra innovazione e attenzione clinica, questo migliora la conoscenza. Questo connubio felice è proseguito anche successivamente. La scoperta di farmaci selettivi sulla rete della serotonina ha permesso di dimostrare che esisteva una sindrome che conoscevamo da millenni, ma che poteva essere trattata solo con quei farmaci, non con farmaci con un altro profilo, per esempio non adrenergico, e quindi tutta la patogenesi del DOC e così via. Cosa voglio dire? Voglio dire che per 30-40 anni è avvenuto un incontro, secondo me, fruttuoso tra investimenti, perché è evidente che la ricerca ha dei costi, tra utilizzo nella clinica, attenzione clinica, ricerca e nuove conoscenze. E questo ha ampliato la conoscenza, forse anche con certi entusiasmi ingenui, ma ha ampliato la conoscenza anche in campo clinico. Tutto questo naturalmente ha avuto uno sviluppo. E adesso nell'ultima parte, mi prenderò qualche minuto su questa ultima parte perché è quella forse che più ci tocca da vicino, secondo me questo sistema è entrato profondamente in crisi negli ultimi 10-15 anni. Invece. Questo connubio felice è durato grosso modo, mi lancio in una data, fino al 2006. Lo dico con abbastanza sicurezza perché se voi guardate tutte le pubblicazioni su PubMed, con antidepressivo come parola chiave, trovate circa 190.000 pubblicazioni e vedete che crescono in maniera esponenziale dal 1958, commercializzazione, abbiamo detto, dell'imipramina, 1987 entra in commercio la fluoxetina e poi c'è uno steady state, diremo da ricercatori, dal 2006 in poi. Tanto si produce, ma la sensazione è che non si produce più qualcosa di davvero innovativo. Questo come clinici un po' lo percepiamo anche se non facciamo ricerca. Che cosa è successo? Ecco, nell'ultima parte del mio intervento proverò a dare quattro chiavi di lettura su che cosa è successo e ovviamente sono opinioni anche personali, ma penso di un certo interesse, su perché questo sistema è andato in crisi e perché, guardando il futuro, se vogliamo avere dei veri cambiamenti, dobbiamo pensare di lavorare su questi quattro aspetti critici. Primo punto. La debolezza teorica dell'assunto depressione come è stata costruita nel corso di questi anni. La depressione è diventata un contenitore assolutamente aspecifico, che raccoglie popolazioni cliniche che non hanno probabilmente nessun elemento di, diciamo, comunità da un punto di vista, perlomeno, della patogenesi del proprio disturbo. La scelta di creare una diagnosi di depressione su criteri strettamente operazionali è stata molto utile in termini operativi, perché ha permesso una replicabilità della diagnosi, ma ha selezionato un modello di malattia estremamente aspecifico. Oggi dire depressione è poco più che dire bronchite o polmonite. Non ci dice molto su quella che è probabilmente la patogenesi, ammesso che esista una patogenesi comune, e quindi ci permetta di selezionare campioni clinici omogenei. Questo ha fatto sì che le linee guida che vengono costruite su quel modello di malattia, perché in campo di ricerca il DSM ha soppiantato ogni altro sistema nosografico, di fatto la diagnosi, come vedete, è, lo sappiamo tutti, la presenza di un certo numero di sintomi, ma nessun clinico pensa che sia intercambiabile una diagnosi di agitazione versus rallentamento, di iperfagia rispetto anoressia, di ipersomnia rispetto insonnia, faccio solo un esempio. Ma da un punto di vista operazionale non c'è differenza. Se io seleziono e faccio uno studio sulla depressione, se prendo pazienti che hanno 10 sintomi, sono 10 sintomi intercambiabili. Tutto questo fa sì che la psichiatria classica, che identificava alcuni, qua ce ne sono alcuni, sottotipi di depressione che noi tutti conosciamo, è stata di fatto, non dico spazzata via, ma non più considerata in campo della ricerca più avanzata. E questo naturalmente vuol dire un appiattamento sulla diagnosi che porta lontano dalla capacità di differenziare popolazioni sotto popolazioni specifiche. Ma chi di noi penserebbe di trattare una depressione ansiosa versus atipica versus psicotica o melanconica con la stessa terapia? Eppure, su quel modello di malattia, io costruisco delle linee guida, perché la ricerca questo mi induce poi, che di fatto considerano intercambiabili una terapia antidepressiva in qualsiasi depressione al di là della specificazione del DSM-5, cioè la terapia, l'efficacia dei farmaci, su questo modello di malattia è intercambiabile. Cioè tutti funzionano nella stessa maniera e meglio del placebo.
È evidente che questo approccio evidence-based, necessario per dare dignità, tra virgolette, alla ricerca, diciamo scontrandosi con un modello specifico di malattia, ha creato un bias tra la ricerca e la clinica enorme. I clinici hanno dalla ricerca dei dati che gli sono poco utili per la vita di tutti i giorni e creano al loro interno una tendenza a riformulare dei sistemi diagnostici che si allontanano dai dati della ricerca. Esistono le linee guida, le conosciamo, ma la mia realtà è altra. E pericolosamente questo bias alimenta nuovamente un po' di autoreferenzialità. Ci sentiamo tutti autorizzati a dire sì, va bene la ricerca, sì, va bene la linea guida, ma la clinica è un'altra cosa. Non è un'altra cosa solo perché c'è il rapporto umano, è un'altra cosa perché da un punto di vista concettuale il modello che propone oggi la ricerca, ahimè, è un modello che fa acqua da un punto di vista di specificità. Tutto questo naturalmente si scontra con la credibilità delle linee guida, che certo che sono utili, ma arrivano, capite, su quella diagnosi operazionale a sostenere che quindi, una delle conseguenze, se io riduco il numero di sintomi, mi avvicino pericolosamente alla normalità, voglio dire, questo è anche abbastanza evidente, ma tutta la querela sull'efficacia dei farmaci, che sono molto vicini al placebo, soprattutto in forme antidepressive con una Hamilton molto bassa, beh, forse è più comprensibile se noi selezioniamo i campioni solo sulla presenza di sintomi. Avere una Hamilton di 12 o 15 non vuol dire avere un grave melanconico bloccato a letto come quelli che definiva il professor Rossi, ma non solo. Se io prendo migliaia di pazienti, come in qualsiasi studio registrativo, e li seleziono sulla base di presenza di una Hamilton 30 o 28, avrò un campione talmente variegato che è enormemente difficile che io possa evidenziare delle differenze tra una molecola rispetto a un'altra. E quindi la specificità, ahimè, va a farsi friggere. Di fatto tutte le meta-analisi mi dicono no, i farmaci più o meno funzionano tutti meglio del placebo e quindi la linea guida coerentemente in una logica evidence-based dice usate un farmaco rispetto all'altro in assenza di migliore efficacia, sceglieteli sulla base degli effetti collaterali e sulle aspettative del paziente. Ma quale disciplina al mondo o quale specialista voi accettereste una proposta di questo tipo? No, se voi avete l'infarto e andate da un collega cardiologo non volete sentirvi dire più o meno funzionano tutte uguali le terapie, prendi questa che ti fa meno male, no? È chiaro che qui c'è un problema di metodo, non è solo un problema di, tra virgolette, serietà o meno delle pubblicazioni dei dati, e c'è stato anche, diciamo, questo problema di bias nella ricerca, la pubblicazione dei risultati delle ricerche, diciamo, che non rivelavano efficacia, ma qui c'è un problema più sostanziale. Quel modello di malattia oggi, diciamo, ha dato quello che poteva dare, ed è un primo punto. Secondo punto, che non dimentichiamo che su questo sistema di malattia, su questo modello ricerca, su questi dati si basano i sistemi registrativi. Cioè se io voglio produrre una nuova molecola, devo passare le forche caudine di questo sistema, cioè devo produrre degli studi registrativi su migliaia di pazienti che selezionano i pazienti con quel modello di malattia, che dimostrano un'efficacia superiore al placebo e paragonabile a un gold standard. Ovviamente tutto questo va contro la possibilità di avere molecole davvero innovative. Se accompagnata a questo una riduzione delle risorse, e vi darò adesso qualche elemento, capite perché si incomincia a intravedere qualche elemento di criticità negli ultimi anni. Perché da un lato ho difficoltà a produrre nuovi farmaci davvero innovativi, ma dall'altro, e prendo qualche dato dal rapporto dell'AIFA, questo è l'ultimo rapporto 2020 nel nostro paese, questa è per esempio la spesa farmaceutica nell'ultimo ventennio fino al 2020. Come vedete non è una crescita lineare, cioè la sostanza è in alto, quella specie di lombrico, la spesa è andata aumentando, ma è aumentata soprattutto la spesa privata e la spesa ospedaliera, con un picco nel 2020 grazie al Covid. Ma se voi guardate la spesa territoriale, ha delle cunette che corrispondono o a momenti di crisi economica, cioè la prima, l'aziendalizzazione, intorno agli anni 90, in cui le ASL hanno scoperto il controllo di gestione e il budget e quindi hanno radicalmente ridotto le risorse soprattutto nella farmacologia, perché, e non voglio addentrarmi, ma a proposito di governo e gestione è molto più facile tagliare sui farmaci che tagliare sui posti letto ospedalieri o sulla residenzialità, per due motivi: non si tagliano posti di lavoro, ma soprattutto i risultati li vedo domani, quando faccio invece cambiamenti strutturali a lungo termine i risultati li vedrò fra anni. Quindi tagliare sul farmaceutico è stata una delle maniere per risparmiare. Marcello ha detto attenzione
ai controlli di gestione che dimenticano poi il risultato, l'efficienza. Ma poi ci sono momenti di crisi economica altra, la crisi Lehman Brothers nel 2007 e così via. Quindi la spesa farmaceutica è cresciuta, ma quella territoriale con qualche distinguo. Ma, altra cosa, la genericazione dei farmaci ha ridotto il prezzo che è rimasto stabile, questo parliamo di antidepressivi, come vedete dal 2016 a oggi praticamente il prezzo è stabile. Se voi aggiungete tutto questo a una riduzione del brevetto a 10 anni, dalla necessità di pubblicare dati registrativi su migliaia di pazienti e a sperimentazioni che più la paziente, la molecola innovativa, più richiedono dai 3 ai 5 anni nell'emissione in commercio per poter avere, tra virgolette, poi un uso nella clinica, capite bene che tutto questo fa sì che investire in psichiatria sia diventato una, diciamo, una sfida di business che molte aziende hanno abbandonato da tempo. Ma non perché non c'è più la domanda, non perché non c'è più bisogno, ma perché semplicemente con queste regole del gioco non c'è più nessun vantaggio a investire in psichiatria. Il modello di malattia difficilmente ci darà dei risultati. Investire in una molecola vuol dire investire miliardi per 10-15 anni, ammesso che si arrivi alla fase 1 alla fase 4 di studio del farmaco, 10 anni di commercializzazione non bastano più per rientrare nella spesa. E quindi negli ultimi 10 anni abbiamo visto abbandonare dalla psichiatria moltissime aziende. Pochi eroici sono rimasti e investono ancora su molecole che abbiano una parvenza di innovazione. Tutto questo, ovviamente, cosa significa? Significa che se noi andiamo a vedere l'elenco dei farmaci innovativi, rapporto AIFA 2020, la spesa per farmaci definiti innovativi, che vedete è di 2 miliardi, per 1 miliardo e 400 milioni, è solo di farmaci monoclonali per tumori solidi, tumori nell'ematoietico. Nei primi 50 farmaci innovativi non c'è nessun farmaco psichiatrico, ci sono solo 2 farmaci neurologici per malattie demielinizzanti. Sapete che per la definizione di farmaco innovativo vuol dire che è un farmaco che dimostra per le sue caratteristiche di modificare radicalmente quelle che sono le conoscenze e ha una corsia preferenziale nella commercializzazione, quindi passa, diciamo, quelle che sono le forche caudine dell'AIFA molto più rapidamente. Tutto questo per dire che è un problema che qualcuno, ahimè, può anche aver gioito dicendo basta, è finita l'epoca in cui c'era un informatore ogni giorno che ci rompeva le scatole, ma attenzione, perché non avere più finanziamenti vuol dire non avere più finanziamenti per la ricerca nel 90% dei casi, perché non abbiamo agenzie indipendenti che finanziano una ricerca in questo settore, non solo non aver formazione, ma ragionevolmente non avere molecole innovative. E dato che abbiamo ancora molti pazienti che non rispondono ai nostri trattamenti, questo non è solo un problema degli psichiatri, è un problema delle persone che avranno meno risorse per le loro malattie. E questo, secondo me, ha anche delle implicazioni etiche, non è solo implicazioni economiche. Tutto questo però si aggiunge a un ultimo aspetto di criticità che ci invita invece come clinici a ponderare, che è: pur mancando delle molecole innovative, dovremmo utilizzare bene quelle che abbiamo, e anche su questo dobbiamo fare del cammino però, perché con quel modello di malattia, quindi con le spalle poco protette da linee guida che diano delle indicazioni chiare al clinico, il problema dell'appropriatezza rimane molto ampio. Perché? Per esempio, si dice, utilizzate troppi antidepressivi, al di là delle differenze regionali, non ve le ho portato, ma ci sono differenze tra regione e regione. Questo per esempio è il database dei medici di medicina generale. E l'AIFA dice, attenzione signori, perché tra quelli che hanno diagnosi di depressione in cartella informatizzata, come vedete, si va da un 30% a un 47% per prende una terapia antidepressiva. Potremmo discutere se 100% sia giusto, ma certamente vuol dire che una fetta grossa di persone hanno una diagnosi di depressione e non ricevono un trattamento. Quindi in realtà ci sono ancora dei margini di coverage molto ampi. Non è vero che stiamo overtrattando indiscriminatamente, ma attenzione, se noi le dividiamo per fasce d'età, ancora oggi, malgrado tutta la nostra formazione, tutta la nostra, diciamo, lavoro con i medici di medicina generale, come vedete l'uso di antidepressivi cresce in maniera esponenziale con l'avanzare dell'età. Non ha nessuna evidenza epidemiologica questo. La depressione non è una malattia dell'anziano, è una malattia del giovane che recidiva nel corso della vita. È vero che la curva della popolazione è fatta così,
ma dire che il 25% delle over 85 percepisce un antidepressivo penso che abbia a che fare con un possibile problema di focusing, cioè se io definisco la depressione in maniera specifica, una quota di tristezza, come definiva Luigi, entra in quel calderone e percepisce una prescrizione come risposta a un altro tipo di sofferenza. E mi preoccupa anche invece un 5% degli infratrentenni che invece non percepisce un trattamento antidepressivo quando so che la stragrande maggioranza degli esordi è in quella fascia lì. Quindi c'è un problema di appropriatezza, non solo di overprescrizione indiscriminata. Non solo, ma se io vado a vedere per quanto tempo vengono assunte le terapie, sempre il rapporto AIFA, il 50% dei pazienti assume la terapia per 120 giorni, che è assolutamente inferiore a quello che è lo standard, che è almeno 6 mesi di qualsiasi episodio depressivo in qualsiasi fase della vita. Quindi vuol dire che vengono prescritti e assunti per un tempo troppo breve. Quindi abbiamo problemi anche di appropriatezza. E allora che scenario si profila dopo tutti questi elementi di criticità? Beh, io penso che il futuro del trattamento farmacologico deve tener conto di questi elementi critici e se vogliamo immaginare un futuro non nefasto ma radioso, bisognerebbe metterci mano a questi elementi di criticità. Primo punto, esistono, malgrado tutte le cose che vi ho raccontato, delle aziende che coraggiosamente producono ancora ricerca in questo settore. Esketamina, per fare un nome, è sicuramente un farmaco che ha degli elementi di innovazione. Guardate caso, forse si sbloccherà, ma un anno e mezzo che è in AIFA, pronto, con l'autorizzazione per essere commercializzato, perché ha gli studi registrativi, per una contraccazione sul prezzo di commercializzazione, a proposito di forche caudine. Forse da maggio l'avremo. Esketamina è una sfida. Abbiamo già un derivato della esketamina, che sicuramente merita interesse. Abbiamo brexanolone, che è un farmaco già testato per la depressione postpartum, che ha una sottopopolazione specifica e che ha probabilmente una patogenesi specifica. E così via, non vi voglio fare. Quindi qualcuno investe ancora, ma capite bene che rispetto al bisogno stiamo parlando di una patologia che ha il 6% di prevalenza sulla popolazione, anche ammesso che solo il 30% siano depressi veri, gravi e melanconici, parliamo comunque del 2% della popolazione che meriterebbe un trattamento. E di questi, il 20%, quando non il 30%, è un depresso che non risponde ai nostri trattamenti usuali. Forse dovremmo porci il problema di avere dei farmaci innovativi, ma dei farmaci che devono assolutamente essere studiati con un altro modello di malattia. Non è possibile immaginare che la malattia continui a essere identificata con un cluster di più sintomi. Abbiamo bisogno di una sottotipizzazione della popolazione, che potrebbero essere quelli che si chiamano fenotipi intermedi, potrebbero essere per caratteristiche cliniche, potrebbero essere anche su target differenti. In questi giorni si fa un gran parlare del post-Covid o del long-Covid, come si dice. Beh, certo, molti pazienti, il 20-25% ha dei sintomi depressivi, ma pensiamo davvero che quella depressione sia uguale che tutte le altre depressioni? Dobbiamo immaginare che alle basi ci sia un processo infiammatorio che investe anche il sistema nervoso centrale e che quindi lì, per esempio, un target di trattamento non sono gli antidepressivi, dovrebbero essere dei farmaci che agiscono sulle citochine. Ma chi oggi si lancia in una ricerca clinica su quella popolazione quando, se vuole commercializzare un farmaco, deve fare una molecola che funzioni nella long covid ma che funzioni come la fluoxetina su qualsiasi depressione e anche meglio del placebo? Nessuno farà mai un protocollo di ricerca di questo tipo e quindi non avremo target specifici su questa popolazione, su cui i nostri farmaci antidepressivi fanno poco e niente, per non dire campioni nel real world, ovviamente. Per avere dei farmaci innovativi, quindi, bisogna, e qualcuno, per fortuna, delle società scientifiche internazionali si sta muovendo, smetterla di pensare che i farmaci abbiano un'indicazione categoriale. Non è possibile immaginare che i farmaci antidepressivi si chiamino così perché curano la depressione, o perlomeno chiariamoci cosa intendiamo con quel termine, perché in quel calderone specifico rischiamo di riprodurre molecole che avranno un ossidrile in più e si venderanno come meglio tollerate, ma non saranno vera innovazione. Ultimo punto, come clinici ricordiamoci che usare bene, cioè tutto questo, diciamo, non ci autorizza a usare male quello che già abbiamo. Quindi un'attenzione al coverage e al focusing, quindi a curare quelli che hanno davvero bisogno e che ce li dobbiamo andare a cercare, e non curare quelli in cui è più semplice dare
un antidepressivo che fare interventi più complessi rimane una priorità del nostro lavoro.